Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, qui siamo nella storica palestra dell'amico Jimmy Tiengo. Ciao. Qui abbiamo Daniele Bullo. Ciao. E Dennis Bonaldo. Ciao. Allora, innanzitutto io penso che una presentazione dovresti fare tu, Jimmy, di questi ragazzi che so che si stanno allenando duramente, malgrado il caldo. E si stanno preparando per i mondiali che verranno svolti in Italia, una delle poche volte negli ultimi 30 anni. Li faranno probabilmente a Schio, è ancora tutto da definire, però dovranno fare la selezione e i campionati del mondo a Schio, in ottobre e novembre di quest'anno. Ho capito. E tu, Daniele, in che categoria sei? Io gareggio nella categoria altezza peso, 1,68 m fino a 1,73 m. E ho sentito che, io non sono tanto un addetto ai lavori, ma so che è la categoria un po' più dura per vincere, sì, giusto? Diciamo che è abbastanza dura perché bisogna rispettare certi pesi che te li danno la tabella federale, praticamente, dei parametri da rispettare. Mentre il nostro Dennis è il vecchietto della situazione. Il vecchietto della situazione, della palestra, 50 anni, over 50, là non c'è limite di peso e là bisogna essere ben preparati e basta. E poi avere un po' di fortuna, come su tutti i sport. Ma senti, ma questa scritta qua, no pay, no gain, significa... no gay o no gay, cosa vuol dire questa scritta? Significa che se non ti alleni, i muscoli col cavolo ti sogni. Ho capito. Okay, adesso qua Dennis Bonaldo sta svolgendo un esercizio per i bicipiti con il bilanciere. Ma questi ragazzi sono dei novellini, vanno allo sbaraglio? No, non sono dei novellini. Daniele ha vinto già due volte consecutive i campionati italiani, mentre Bonaldo ha vinto i campionati italiani 2011 e ha fatto il terzo degli europei 2011. Però? No, ha fatto degli ottimi risultati quest'anno. Quindi, facendo i debiti scongiuri, insomma, Chioggia va ben rappresentata a questa... La finale mi dicevi che è in data e luogo da definire, però entro i primi di novembre. Ok. Vai, Daniele. Questo è un esercizio adesso che sta facendo Daniele, che si dice le croci in piedi, che servono per il deltoide della spalla. Dimmi una cosa, io sai che non sono... un po' di palestra facevo adesso, sono un po' fuori fase, però so che, insomma, adesso non per farti complimenti, quando si parla di palestra, di culturismo, eccetera, c'è il tuo nome che viene fuori prima di tutto. E ci racconti un po' com'è la situazione a Chioggia, che campioni sono stati espressi, com'è? Beh, intanto dal 74 io sono in sede qua al Gym Club e abbiamo suonato campioni di tutte le categorie. Da cultura fisica ad alzate di potenza, da juniores a over 40 a over 50, uno qua è rappresentante con altro. Dopodiché ti posso dire che Chioggia ha una grossa tradizione di cultura fisica, nella cultura fisica, non solo con le mie prestazioni in nazionale che ho fatto nei vari anni 80 e 90, ma anche con atleti tipo Pescara Gianni che è istruttore della storia. E lui è un grandissimo campione degli anni 80. E Grigorio Beniamino, un nostro terzo socio che è morto ancora una ventina d'anni fa, erano tutti campioni di cultura fisica. E abbiamo una tradizione decennale a Chioggia nella cultura fisica. Allora bisogna venire a seguire il giorno della... E bisogna venire a seguire e bisogna trovare degli sponsor per questi ragazzi. Ciao. Noi nel nostro piccolo cercheremo di passare parola. Delle coppe storiche della palestra, un pochino, non tutte. Sempre Dennis che si sta cimentando nella pectoral machine. Con queste fai i pettorali? Con questa lavoro tutto quanto la parte del pettorale. Questo è il pulley basso e serve per dare spessore alla schiena, come si può notare dall'immagine. Con questo si lavora la schiena, il centro della schiena e il basso schiena. Questo è un bellissimo esercizio. Abbiamo l'atleta Osvaldo Detto Pozzo. Volevi dire qualcosa ai tuoi amici che vanno in gara? Che aspetto fra due anni. Ma chi è quel... Ma come? Come ti aspetti? No, non gli fai supporto, niente. Ti aspetto, Danny, fra due anni sopra il palco, ti aspetto. Siamo i veterani della palestra tutti insieme, allora auguri per la prossima gara. Evviva! Evviva!